Irina Virganskaya è la figlia di Mikhail Gorbaciov, ultimo segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Leggiamo. Irina Virganskaya è la figlia di Mikhail Gorbaciov, l'ultimo segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e padre della perestroica. Scopriamo tutto sulla donna, leggiamo all'interno. Leggi anche, Mikhail Gorbaciov, chi era, cosa ha fatto, età, quando è morto, causa morte, malattia, moglie, figli, carriera, dove viveva Irina Virganskaya, chi è la figlia di Mikhail Gorbaciov? Età: Irina Virganskaya è nata il 6 gennaio 1957. La donna ha 65 anni d'età. Marito: Irina Virganskaya si è sposata due volte, la prima volta nel 1978 con Anatoly Virgansky, la seconda volta si è risposata nel 2006 con l'attuale marito, Andrei Trukakyov, che ha una propria attività nell'ambito dei trasporti. Figlio: Anatoly Virgansky, il suo primo marito, è anche il padre delle sue due figlie, Semia, nata nel 1980 e Anastasia, nata nel 1987. Le due ragazze avevano un legame molto forte con il nonno Mikhail Gorbaciov e gli sono state molto a fianco, nutrendo un grande amore. I genitori di Irina: il padre di Irina è Mikhail Gorbaciov, lo statista e politico russo morto il 30 agosto 2022, all'età di 91 anni. La madre, invece, è Raisa Maximovna Gorbaceva, nata il 5 gennaio 1932, a Ruptsovsk, in Russia, e morta il 20 settembre 1999, a Münster, in Germania. Biografia: Irina Virganskaya è nata nella città di Stavropol, città di origine della sua famiglia, in Russia. I suoi nonni sono Sergei Andreevich Gorbaciov e Maria Panteleievna Gorbacheva. Irina è l'unica e affezionatissima figlia del padre della perestroika, Mikhail Gorbaciov, e di sua moglie Raisa, definita, grazie al suo ruolo fondamentale nella vita e nella carriera dell'ultimo segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Lavoro: nel 1981 Irina si è laureata in medicina. Svolge il lavoro di medico professionista, impegnata nella ricerca scientifica. La sua attività di ricerca si è concentrata negli anni della sua carriera, particolarmente sugli aspetti sociali della mortalità, analizzando il rapporto esistente tra alcol e morte improvvisa. Nei suoi primi anni di carriera, l'unica figlia di Mikhail Gorbaciov ha lavorato come assistente presso il Dipartimento di Igiene Sociale e Organizzazione Sanitaria del Secondo Istituto Medico, poi ha intrapreso la ricerca scientifica e si è trasferita al Laboratorio di Ricerca Medico-Demografica e Sociologica. Suo padre Mikhail Gorbaciov ha fondato il fondo nel 1991 di International Foundation for Socio-Economic and Political Studies, The Gorbaciov Foundation, impegnata negli studi del periodo di ristrutturazione, della perestroica, dal lato sociale, politico ed economico. Sua figlia Irina Virganskaya è vicepresidente della fondazione. Dove vive oggi? Dalle informazioni che circolano nel mondo del web, è difficile stabilire dove la donna risieda. Foto: alcune foto di Irina Virganskaya. Instagram: per cercare il profilo di Irina Virganskaya su Instagram, cliccate qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.